Ma buonasera, bella gente, siamo ritornati live come ogni giovedì. Il buon Selmo vi porta l'intervista e questo giovedì sera vi ho portato una donna, ma non una donna qualunque. Abbiamo portato Stefania. Buonasera. Buonasera, sono felicissima di fare questa intervista con te. Una giornata di ansia. Ma come? Rispetto alle 21:30. Non mi far sentire in colpa, però. No, così. Finalmente. Finalmente. Ah, mi sono levato un peso. Siamo partiti. Allora, grazie per aver accettato. In chat qua, che vedo qua già, iniziano a salutarti. E mi fa piacere. Allora. Io inizierei subito perché so che tu a quest'ora staresti già dormendo e mi sento un po' in colpa. Un po', diciamo che insomma, non sono abituata a rimanere sveglia oltre le 20:30 durante i miei figli, però oggi ci tenevo. Ok, allora, Stefania, la prima domanda che ti faccio è, per chi non ti conosce, chi è Stefania? Allora, io appunto sono Stefania, ho 37 anni, vivo a Siracusa, sono proprio siracusana, come si dice qui, con la scoccia. Sono nata qui, sono sposata da quasi 11 anni, ho tre bimbi, tre maschietti, tre moschettieri, Emanuele, Matteo e Samuele, che sono tutta la mia vita. Mio marito è brasiliano, quindi ho un matrimonio con una cultura diversa dalla mia. E quindi sono una ragazza che ama stare in compagnia, avere delle vere amicizie. So anche essere una brava amica. Secondo me l'amicizia è una cosa, diciamo, molto 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 importante nella vita di ognuno di noi. Avere accanto persone che credono in te, è una delle cose fondamentali. Quindi mi piace circondarmi da persone che vogliono bene veramente. Poi ho una passione che è cantare, cantare per Dio, da piccola, da sempre. Ma com'è nata questa passione? Diciamo prima per Dio, prima per la musica, allora possiamo dire. Allora, diciamo che prima di avere questa passione per la musica, io ho avuto la passione per Dio, perché diciamo mi è nato prima questo amore per Dio, no? E poi ho capito che attraverso la musica potevo cantare del suo amore, potevo a parole. E cantare del suo amore, della sua grazia, del suo perdono, della sua salvezza, insomma, di tutto quello che fa parte poi di Dio. Quindi mi sono, diciamo, prima innamorata di Gesù e poi ho iniziato a cantare, a scoprire questo mondo gospel, possiamo chiamarlo, che proprio sono i canti proprio dedicati e ispirati da lui e per lui. Allora la domanda sorge spontanea. Tu hai iniziato a cantare e l'amore per Dio l'hai avuto quando eri piccola, giusto? Piccola, sì. Scusa se ti ho interrotto, scusa. Sì. C'è stato, diciamo, la tua famiglia che ti ha aiutato a conoscere Dio e avere un amore per Dio? Diciamo che Dio ha fatto sempre parte della mia vita, sempre, sin da piccolina. Io sono già nata che i miei genitori mi parlavano di questo Dio raggiungibile, non irraggiungibile, che abitasse lì sopra in cielo, lontano, e che io potevo vederlo solo col binocolo, no, ma un Dio che era interessato a me, a Stefania, al mio cuore e a far parte della mia vita. Diciamo quindi che io sono cresciuta
con Dio, diciamo, già dentro casa mia, nelle mie quattro pareti di casa, dai miei genitori, appunto, che mi hanno trasmesso questo loro amore per Dio, lo hanno trasmesso a me, questa fede, no? La fede ha fatto sempre parte, diciamo, della mia vita, da sempre. Poi a 13 anni, diciamo così, per spiegarlo meglio, ho deciso io, diciamo, non è stato solo più un'influenza dei miei genitori o una direzione che loro volevano che io prendessi, ma è stata, diciamo, un'esperienza mia personale, io che ho deciso di amare Dio e di averlo nella mia vita. Ah, questa cosa è molto importante dirla perché molte volte cioè, nelle interviste di qualche persona religiosa si vede quasi una spinta dei genitori, quasi essere plagiati mentalmente ed è giusto che tu, io ci tenevo che tu lo dicessi, che non sei stata inculcata da nessuno, ma è stata una cosa tua. No, 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 mai. È normale che quando hai genitori che insegnano, è normale, ma poi la decisione è personale, è tua. In nessun momento della mia vita ho avuto un obbligo da parte di qualcuno o qualcosa, un'istituzione, o mai, 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 mai. È stato, diciamo, quell'incontro con Dio, ho capito che Lui fosse vero nella mia vita e quindi ho voluto dedicare, insomma, la mia vita a Lui. Ok, e a che età hai iniziato a cantare? Cioè, come è uscito questo excursus? Sempre 13 anni, io ho iniziato a far parte di una chiesa, a cantare in questa chiesa e avevo 13 anni, proprio 13 anni. E quindi da lì ho conosciuto la musica, ho capito di poter cantare dell'amore di Dio, quindi non solo usare le parole non so, per pregare. Ma potevo pregare tramite la musica, tramite l'adorazione. Appunto, noi diciamo non è proprio solamente un canto, ma è proprio un'adorazione a Dio, cantare per Lui. 13 anni. Ah, qui in chat mi hanno chiesto, quindi facevi parte del coro? Sì, c'era un piccolo coro in questa chiesa e ho iniziato lì insieme io ed altri 5-6 ragazzi, chi suonava la tastiera, chi suonava la chitarra e abbiamo iniziato insomma a cantare per Dio in questa Sì. chiesa. Hai poi, diciamo, ti sei specializzata e hai preso delle lezioni di canto, giusto? Allora, per dirti la verità, io ho preso lezioni di canto solo poi a 21 anni, solo poi a 21 anni, quindi diciamo in tutto questo periodo continuavo sempre a, comunque sai, anche a migliorare, perché comunque la voce, l'estensione a volte migliora anche per il semplice fatto che tu usi la voce. Quindi Certo. però proprio lezioni di canto io le ho prese a 21 anni in Brasile. Sono volato via. Ok. Oh, ma come, cioè, ti sei resa conto di essere arrivato a un punto che volevi migliorarti? Cioè, hai detto. Sì, ci sono delle cose, naturalmente, degli allenamenti vocali, ci sono proprio delle tecniche che ti aiutano quando poi le scopri, quando poi hai un insegnante che ti aiutano a migliorare, specialmente l'estensione della voce, oppure anche il vibrato, è un qualcosa che tu puoi avere sia naturalmente, ma naturalmente poi quando poi vai a studiare migliora perché è sempre così, impari la tecnica, la respirazione, l'estensione, insomma, tutta una serie di cose che ti aiutano a dare il meglio, a fare di meglio. Certo. In chat giustamente la domanda sorgeva spontanea. Come mai hai deciso di andare in Brasile? In Brasile, allora, Ma sai, la in Brasile. gente è curiosa, così, così. No, ma io sono felicissima di raccontare. Allora,
Ti spiego. Piccolo riassunto, prometto, anche se sono donna, ti faccio il riassunto. Allora, io continuando, sai, a cantare per Dio, io durante gli anni ho conosciuto un gruppo musicale brasiliano di adorazione che si chiama Diante do Trono, che significa davanti al trono. Un gruppo brasiliano gospel bellissimo che esiste ancora tutt'oggi e si trova a Belo Horizonte, Brasile. Loro hanno anche fondato una scuola che si chiama CTMDT, che è una scuola dove proprio tu stai lì 2 anni, un college. Abiti lì, studi lì la mattina, la parte teorica la mattina, la parte pratica il pomeriggio. E non è solamente una scuola gospel di canto, è anche una scuola che ti aiuta a capire la parte biblica della lode, dell'adorazione, anche degli studi teologici nella parte della mattina e poi la parte del pomeriggio andavamo diciamo ad aiutare le persone bisognose, lavoravamo negli orfanotrofi, lavoravamo nelle case di riposo, e, insomma, io ho conosciuto questo gruppo musicale. E per me era, e questa scuola e per me era un sogno. L'ho conosciuto intorno ai 17 anni. Per me era un sogno, però naturalmente, sai, dietro c'era un costo, la lontananza. Io ero ancora piccolina, dovevo finire la scuola. Ho finito la scuola, mi sono diplomata all'istituto d'arte e ho continuato ad avere questo sogno grandissimo nel mio cuore. L'ho potuto realizzare. Grazie a Dio, grazie anche ai miei genitori, l'ho potuto realizzare e a 21 anni ho lasciato tutto e sono partita da sola in Brasile, a Belo Horizonte, e ho fatto parte di questa scuola per 2 anni ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Lo rifarei altre miliardi di volte. Questa scuola, appunto, mi ha dato sia una crescita teorica nella musica, nell'adorazione a Dio, nella lode a Dio, studiavamo i salmi, la Bibbia, c'è una parte della Bibbia dove è fatta di salmi, questi salmi sono stati scritti dal re Davide e i salmi sono proprio dei cantici, sono proprio dei poemi di lode e adorazione, sai, proprio una parte proprio teorica di Sì. tutto quello che è il gospel. E poi il pomeriggio noi avevamo tutta la pratica di questo gospel, no? Che poi il gospel è il canto a Dio. E la parte pratica, andavamo negli orfanotrofi, aiutavamo le persone nella strada, andavamo a cantare dell'amore di Dio nelle piazze, la gente veniva, si avvicinava, ascoltava. Ripeto, è stata una delle Ma esperienze più belle. Ho imparato il portoghese, poi portoghese. portoghese, ho imparato, ho studiato, guarda, meravigliosa, Allora, esperienza meravigliosa. posso dire di questa scuola che da persona esterna fantastica, cioè si usasse così le scuole, certe scuole di canto, gospel, ci fossero qua in Italia, che veramente aiutano poi le persone anche bisognose, orfanotrofi e via dicendo. E sarebbe fantastico. E lì hanno capito veramente come dovrebbe, perché va bene cantare e tutto, ma se tu credi in qualcosa. Tanti sei poco credibile. Guarda, l'hai detto tu, non volevo dirlo io perché sennò poi mi accusano che sono io che vado contro le religioni, non voglio più, basta. No, no, no. Lo so bene. Allora, tu, Stefania, come ti sei avvicinata a Gesù, a Dio, diciamo? Allora, intanto, come dicevo prima, è stato anche è importante e fondamentale essere cresciute in un ambiente, no? In cui i miei genitori mi parlavano di Gesù, mi dicevano che lui era il mio migliore amico, che io potevo parlare con lui, perché alla fine la preghiera è quello, no? Ah, wow, devo pregare! No, ma alla fine la preghiera è dialogare, parlare.
sai, aiuta naturalmente stare in un ambiente dove ringraziamo Dio prima di mangiare, prima di dormire, sai, l'ambiente aiuta, quindi questo naturalmente mi ha aiutato. E poi è questo, arriva un momento in cui tu dici, ok, io voglio seguirlo perché io decido questo. Come la cosa uguale che ho detto prima, c'è stato poi il momento in cui ho capito, ok, signore, perché allora il fatto che io credo, no, che Gesù sia venuto qui per un motivo, no? Per insomma morire nella croce, resuscitare dopo il terzo giorno, come tutti sappiamo, e diciamo, per me questo è un regalo che Dio mi ha fatto. E io questo regalo l'ho voluto ricevere per la mia vita. Il sacrificio che lui ha fatto per me, io l'ho voluto ricevere, non ho voluto far sì che fosse stata una cosa invana. Quindi questo ho accettato che Gesù è venuto per salvarmi. E quindi così, e poi lo vivo ogni giorno, da quando sono piccolina fino ad oggi. Tante volte, se non fosse stato per lui il sostegno che lui mi ha dato, a volte non avrei saputo dove sbattermi la testa. Quindi, sai, poi lo provi, lo vivi. Non è solamente Dio lì nella croce o lontano in cielo, chissà che fa. No, poi quando tu lo vuoi, lui si fa trovare. Lui rispetta molto. Ok. Diciamo che è una bella storia, cioè sono proprio contento di aver deciso te, di aver deciso proprio te di essere intervistata da me questa sera. Allora, a Grazie, è un onore. me fa piacere perché molti, guarda, mentre ti dico ancora questo piccolo aneddoto, io quando ho visto un servizio di una nota, diciamo, televisione pubblica, che sono andati a intervistare dei rapper che facevano musica ok, ho visto tutto l'odio che hanno ricevuto queste persone qua senza motivo perché facevano delle canzoni per io ho detto ma io da lì ho detto io voglio vedere cosa c'è dietro a questa cosa, perché una persona decide di fare delle canzoni per Dio, per Gesù, per ogni religione qualsiasi. E allora ecco perché ho deciso di chiamare te, poi quella più brava, quello è un'altra cosa a parte. Ho visto questo servizio, se diciamo, l'ho visto Ma molto no, bello. ho visto un sacco di odio ricevuto da tanti questi artisti, quando infatti io ho detto, boh, cioè ognuno può fare quello che vuole della propria musica, ma vabbè, ma quello lasciamolo a Mediaset. A volte, boh, sì, vabbè. Dico, a volte c'è tanta musica così che tu dici, ma veramente questa è una musica? Sì, esatto. Ma Stefano, invece tu quando hai deciso di scrivere la tua prima canzone e che emozioni hai provato? Allora, io avevo in cantiere tantissime canzoni, ma sai quelle canzoni che tu inizi e poi non fai, poi non ti piace il finale e lo metti da parte? Ne avevo diverse. La primissima che è andata in porto finalmente, che ho partorito, è stato Lingua e la scuola in Brasile. Si dovevano scrivere 12 canzoni, perché si sarebbe fatto il primo CD della scuola, proprio fatto dagli studenti. Quindi, sai, ci siamo sforzati. Ho detto no, è ora, è arrivato il momento. Avevamo anche lezioni di canto per quanto riguarda proprio la scrittura. Questo mi ha aiutata. Quindi ho iniziato una mattina. Noi la mattina avevamo il nostro tempo personale con Dio. Era dalle 7 alle 7 e mezza di mattina, prima di iniziare tutto, colazione, lezioni. Noi avevamo questa mezz'oretta di tempo, tutti gli alunni, eravamo 300, tutti gli alunni dovevano avere questa mezz'oretta di tempo con Dio per iniziare la giornata. Ed è stato in questa mezz'oretta di tempo che io ho iniziato a scrivere un canto che si chiama Mio Gesù. Però l'ho scritto in portoghese. E quindi Meu Jesus. E poi fra tutte le canzoni, diciamo,
diciamo, che sono state raccolte da tutti i giovani che erano lì a scuola, questa è stata una delle canzoni scelta per il CD. E questo Bello. CD della scuola venne chiamato Viver por ci, cioè vivere per te, proprio fatto dagli alunni, proprio, diciamo, gli autori erano gli alunni, e suonato, poi io sono stata una di quelle che fu scelta proprio per cantare la mia canzone. Eravamo tre ragazze e poi tutto il resto erano strumentisti. Quindi da lì questa canzone è nata in un momento mio con Dio. Una piccola parte, diciamo, della canzone, dice proprio: mio Gesù, vicino a te io voglio stare, tra le tue braccia voglio dormire, voglio addormentarmi, e fra le tue braccia voglio risvegliarmi. E poi, diciamo, tutta la canzone continua, ma è comunque in portoghese. Ed è stata inserita poi nel CD, nel primo CD della scuola. Il Una bella. ricavato andava in beneficenza oppure... I ricavati erano tutti in beneficenza per un'istituzione, per la chiesa, che si chiamava Lagoigna. Noi facevamo parte tutti di una chiesa, questi ragazzi, e tutti i ricavati che si prendevano dai CD venivano, mandati in India, nelle case di recupero, delle prostitute, insomma, case di recupero di prostitute, di donne maltrattate, donne abbandonate. Sì, loro, tutto quello che loro facevano, perché non erano, diciamo, solo gli unici CD, loro erano un gruppo molto famoso, diciamo, gospel, Gianci Tutrone, che tu, se vuoi, puoi anche cercarlo, ci sono miliardi di video, su YouTube. Loro, sempre ricavati, andavano sempre all'India o comunque ad altre istituzioni. Mai nessuno di questi soldi se li è intascati, Anche, diciamo qua. esatto, anche questa cosa ci tenevo che tu la dicessi, hai capito perfettamente. Ma ovvio che la risposta sarà scontata, ma da dove prendi l'ispirazione per le tue canzoni? Da quello che vivo, giorno per giorno, momenti difficili, momenti particolari, da lì, da quello che vivo. Ti parlo, ad esempio, il coro di questa musica, diceva: non voglio più restare lontano da te, tu sei il mio rifugio e sei il mio amico, sono qui per incontrarti. Che molte volte, quando ci sono momenti difficili, momenti che spesso nella nostra vita non abbiamo neanche mai immaginato di poter passare, a volte capita che quando ci sono quei momenti difficili ci allontaniamo da Dio. Parlo io, no? Che ho fede in Lui. Capita che dice: ma Signore, ma come? Io ti amo, io ti ho nella mia vita, e mi capitano delle cose che io non avrei detto mai, però la vita è questa, la vita è così, non è che perché amiamo Dio, Fai miracoli allora di continuo. nulla di brutto nella nostra vita sarebbe troppo, cioè sarebbe proprio. Ma sennò tutti fa... Però questi momenti ti aiutano a capire realmente che Dio non ci lascia. Poi, perché molte volte, ripeto, come ho detto prima, molte volte, se non fosse stato per Lui, perché a volte non hai dove aggrapparti. Nonostante tu abbia delle persone intorno a te che ti amino, che ti apprezzino, che ti aiutano, ma ci sono quelle cose che tu devi affrontare da solo o da solo. E io, grazie a Dio, non sono mai stata totalmente da sola, ma ho avuto sempre Dio, diciamo, accanto a me, che mi ha aiutato a rialzarmi molte volte. Quindi la mia ispirazione è Lui. È Lui E... in proporzione poi a quello che io vivo nella mia vita. Ok, e che emozione provi quando canti queste cose, le tue canzoni? Quello che mi viene da dire è: io non sono, forse no, non sembra, però io non sono bravissima con le parole. A volte, proprio come io, come persona, non sono molto espansiva, diciamo, sai, a volte riesco a dire ai miei figli sì, però non sono una che
abbraccia e dice ti amo, ti voglio bene, tu sei il mio cuore, la mia... Io sono un po' riservata, sto molto attenta a volte con le parole, sai? E quindi cantare a Dio per me è primi, proprio quelle parole che a volte non riesco a dire a Dio, io le dico cantando e mi viene più facile. Mi viene più facile. Ok. Quello è libertà, mi libero. Mi libero quando canto, mi libero da quello che non so dire, da quello che non riesco a dire, perché a volte sento che Dio è così grande per me. E le parole non riesco neanche a dirle, e quindi i canti, anche dei canti di altri cantanti, non solamente i miei che posso scrivere io, anche di altri cantanti gospel che comunque piano piano in Italia finalmente stanno sorgendo, potrei farti anche dei nomi se tu vorrai intervistarli, Nico Battaglia, Mirko Giorgia, non so se tu mai hai sentito parlare, sono dei cantanti gospel, No. sì. Giulin Barbosa, sono cantanti gospel meravigliosi, molte volte canto le loro canzoni, anche ci sono dei gruppi americani, il Song, diciamo, mi aiutano, io provo questo, quando canto per Dio sono libera. Poi magari per quelli gospel ti chiederò maggiori informazioni, ma sono curioso. Sei appoggiata da un'etichetta discografica No. No, indipendente? non sono appoggiata, no. All'epoca, quando studiavo in Brasile, sì, eravamo appoggiati da Gianci Tutrono, però no. Ora no, diciamo, non ho un CD mio personale. Ho questo CD che noi abbiamo fatto a scuola e ho partecipato, è stato bellissimo. Ma ad oggi io non ho una casa discografica, non ho un CD, Ma vorresti farlo in futuro oppure? perché no? Poi ci rivedremo quando lo pubblicizziamo qua, facciamo una mega diretta. Vabbè. Allora, io ho cercato per ovviamente trovarti un talent, lo chiamo talent, che era il J Factor. Per chi non lo sa, cos'è J Factor e cosa ne pensi tu da interna, diciamo? Ne penso? Sì, sincera, eh. Sì, sono sincero. Allora, il J-Factor è un talent, diciamo, loro lo chiamano così, un talent di musica cristiana, musica gospel, che avviene a Milano ed è all'inizio ci sono proprio le, oh mamma mia, le audizioni, ci sono state no, in 9 città d'Italia le audizioni per trovare questi cantanti gospel, ragazzi, ragazze, gruppi che suonano e cantano per Dio. Io ho fatto le mie audizioni a Catania, e ne ho fatte due, poi sono passata, sono andata direttamente a Milano ed è una serata in cui si sfidano, diciamo, interpreti e cantautori davanti a 4-5 giudici, si sfidano, diciamo così, perché comunque l'ambiente è un ambiente cristiano, diciamo, la sfida non è che va, però si sfidano e poi alla fine ci sarà il vincitore. È una serata dove si cantano canzoni gospel. Questo in cui ho partecipato ha vinto un gruppo di ragazzi formato, erano 6-7 ragazzi bravissimi, proprio fortissimi, non erano italiani, ora non mi ricordo di dove erano, e chi vince un contratto con la Hopeful Music, che è la casa discografica di Angelo Maugeri, che è Perché l'ho già l'organizzatore. sentito? Angelo Maugeri è l'organizzatore del J-Factor. Insomma, quello che penso è che comunque è un modo per far conoscere la musica cristiana in Italia, un modo per far conoscere che esiste anche una musica cristiana in Italia, anche se siamo in minoranza, però esiste, ci siamo. Oh. Ci Ciao. sono. Diciamo un modo, certo, a dirti la verità, perché tu, solo perché tu me l'hai chiesto. Sì.
Si crea un po' di rivalità e questo non mi piace. Secondo me non deve essere assolutamente l'intento della serata, perché sennò, secondo me non ha molto senso. Purtroppo si crea perché siamo umani, però bisogna essere sempre portati ad avere questa cosa. Diciamo che io, parlando con te, sono andata lì, ho voluto fare questa esperienza perché per me è stato un ricominciare. Per me personalmente il mio bisogno era ricominciare, perché io sono sposata da 11 anni, sai, non è che ho avuto tutto questo gran tempo, ho 3 bambini, insomma, non ho avuto molto tempo, sai, ho messo un po' da parte questa mia passione per diversi anni, ma lei è questa passione del canto per Dio, diciamo, era sempre nel mio cuore, solo che era offline. Quindi il De Factor per me è stato un ricominciare, sai, a mettermi in movimento. Mi ha fatto molto bene, devo dire, perché per quanto mi riguarda non ero lì per sfidarmi con nessuno, ero lì per iniziare di nuovo questo percorso, mettermi in moto. Ok, hai fatto dei concerti magari? Ok, altra esibizione? Allora, concerti veri e propri, no. In Brasile sì, qua in Italia no. In Brasile noi aprivamo gli show del Gianci do Trono, noi gruppo, questo che fecimo il CD scolastico, quindi giravamo molte chiese, siamo stati tantissimi stati del Brasile, siamo andati a San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia, Novo Hamburgo, abbiamo girato tantissimo, perché è anche un modo poi per pubblicizzare il CD, della scuola. Qui in Italia, concerti all'aperto no, però giro alcune chiese, cantando, insomma, portando l'adorazione. Alcune chiese sì, andiamo io e mio marito, andiamo in alcune chiese. Diciamo che Poi forse non è abbastanza, passami la parola, mainstream qua, questo mondo, diciamo, della musica cristiana. Quindi viene ancora visto un po' così. sì, l'Italia è un po' ferma, devo dire la verità su questa cosa. C'è molto pregiudizio ancora a volte sulla musica gospel. Forse sai, come hai detto tu, la gente dice wow, cioè tu canti, ma tu vivi quello che canti. Cioè, credo che questo sia, sicuramente sia fondamentale, perché sennò è inutile. Ti fai una serenata, canti la canzone di qualsiasi e basta. Esatto. Cioè, forse purtroppo chi canta per Dio deve comunque portare la testimonianza di Dio nel cuore. È fondamentale. Bravissimo, esatto. E cosa ne pensa la tua famiglia? Mia famiglia mi appoggia tantissimo, cioè i miei genitori, mio fratello, mia cognata, mio marito, cioè sono fantastici, veramente. Io molte volte dico no, no, questo video non lo faccio, questa canzone non la faccio. No, ma sei pazza, che fai? Lo devi fare. Io sono quella là che a volte dovrei credere di più, in me stessa. Però devo dire che loro mi hanno dato sempre, sempre un grande appoggio. I miei genitori, quando avevo 21 anni, mi hanno detto vai, insegui questo sogno, 21 anni, in un altro paese, sola, diciamo, non conoscevo la lingua, non conoscevo neanche dove era Belo Horizonte nella mappa geografica, cioè, Brasile, l'altra parte del mondo, ma loro sapevano che era il mio sogno e mi hanno sempre aiutata, appoggiata, veramente non potrei desiderare di meglio in questo. Diciamo, scusa, ti ho interrotto, scusa. Ah, No, 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 vai. dicevo, loro sono praticamente i tuoi primi fan, diciamo. Sì, loro sono sempre felicissimi quando facciamo un video,
Forse tu l'avrai visto nel mio Instagram, ho anche un canale YouTube. Quando noi facciamo dei video e li pubblichiamo, loro: ma che bello, bellissimo questo canto, le parole sono stupende. Sì, qua veramente non potrei. Io mi critico molto, ma loro sono fantastici, veramente. È sempre così, anche io mi critico per il mio, diciamo, lavoro, dico, ma qua potrei fare di più qua. Poi chi vede all'esterno dice, ma stai facendo tantissimo, fermati. Ma Vabbè. soprattutto sto dicendo quello che ti dà gioia, soddisfazione, felicità, bene così. Ma Stefania, tu che generi musicali ascolti? Guarda, io oltre il gospel, a me c'è una cantante che a me piace tantissimo, che io sono andata anche al concerto appena è venuta qua a Siracusa, mi piace molto Elisa, tantissimo. Mi piacciono i suoi testi, le canzoni credo siano profondissime, lei Molto. usa le parole intelligentissime, anche la voce sua è stupenda, come suona il piano, cioè lei secondo me in Italia è secondo me, in Italia è la miglior cantante dell'Italia, insomma, dell'Italia, mi piace tantissimo, lei ascolto. E tu praticamente tu ascolti solo lì, cioè non hai altri generi come folk o country. Country, no, no, no. No. Questi tipo Elisa, devo dire la verità, mi piace anche Mengoni. La voce mi piace molto, le voci sono fantastiche. Mamma mia, Mengoni è tanta roba. No, poi basta. Ah, giustamente mi scrivono in chat tanta roba, Elisa. Eh sì, ragazzi, avete ragione. Ma ok, visto che abbiamo ancora 5-6 domande, io vorrei proseguire, se no poi mi si addormenta durante la diretta, ragazzi, e poi bisogna svegliarla. Allora, hai ricevuto mai delle prese in giro per quel che fai? Ma sai che fortunatamente no, prese in giro, proprio prese in giro, devo dire di no. Neanche online? A me no, alle mie spalle non lo so. Neanche online, quindi possiamo dire. Vuol dire di no. Sai, qualche messaggio che arrivano, o qualche commento, devo dire di no. Ogni tanto, quando vedo qualche, non so, tipo le vicine di casa o le mamme dei compagnetti di classe dei miei figli, che mi dicono: ma ti abbiamo visto su Instagram? Ma che canzoni sono che fai? Tipo, sai, questa domanda così naturalissima. E io dico: sai, a me piace tantissimo cantare a Dio, per me cantare del suo amore è la passione che ho. Ah, che bello, sì, ok. Almeno davanti a me la presa in giro non c'è. O anche tramite commenti, devo dire di no. Devo dire di Ok. no. Poi da tanto che canto, sai, anche quando studiavo alle superiori, c'era un po' il non capire il perché io facessi questo. Questo c'era. Ma perché, diciamo, perché canti? Cioè, non capivo nel senso. Però la presa in giro, devo dire che fortunatamente finora no. Po posso Dopo. ma mi hai detto che sei di Siracusa, giusto? Ho capito bene? Forse perché, guarda, mo, posso anche dire un'eresia a chat, chiunque sia collegato può dirmi, ma non è vero. Magari forse perché al sud, diciamo, la religione è ancora abbastanza viva nelle persone. Forse se al nord, forse non si è più attaccati tantissimo alla religione, forse ti avrebbero detto qualcosa un po' più. Ma al sud invece forse... Tu sì. dici di aver qualcosa per cosa? Se Quante no... tasse? Diciamo che vedo che le persone del sud ci credono ancora tanto e quelle del nord ormai è una bestemmia una dopo l'altra, quindi non so, forse è la mia Sì. impressione, eh? Magari mi sto sbagliando, sì, magari È più cruda la cosa al nord, diciamo. Non ci sì. sono più. Magari sto sbagliando, chiedo scusa ai nordisti, però mi sembra... No, perché non voglio fare neanche questo odio nord e sud, però mi sembra così a me.
Allora, invece, ritorniamo a noi, Stefania. Lo so che la risposta sarà scontata, ma cosa vuoi trasmettere con la tua musica? Con la mia musica io voglio trasmettere che esiste un Dio, che ci ama, che non è lontano dalle nostre vite, chilometri, chilometri, ma lui basta volerlo, che lui si può avvicinare a noi, che lui può stare accanto a noi, cantare di questo amore. Questo è, diciamo, quello che io voglio trasmettere, che se ad esempio, andate ad ascoltare i canti su YouTube, sul canale YouTube Stefania Iannini Adorazione. E ogni parola che viene detta in questi canti è proprio una preghiera. E questo che persone possano essere raggiunte, anche chi lo sa, persone che mai incontrerò nella mia vita, persone che ho in posti che mai andrò. Il mio desiderio è questo, che anche con una frase di una canzone, una persona possa dire: aspetta, ma sai, forse è arrivato il momento di avere fede, di credere in Dio, e di dare la mia vita a Dio. Questo è il mio desiderio. E portare speranza, portare questo amore vero che esiste. Ok. Cosa consiglieresti a chi vorrebbe iniziare? Nel mondo gospel, beh, sicuramente la prima cosa è innamorarsi di Gesù. Poi dipende la persona che desiderio ha, cosa vuole fare. Sai, io ho iniziato a fare questi video, a lanciarli su YouTube, su Facebook, su Instagram, in modo da farli conoscere a più persone. Questo è un modo molto utile. Ormai il mondo gira intorno ai social, quindi a chi ti piacerebbe, diciamo, iniziare a cantare, iniziare a raggiungere, perché alla fine chi canta il gospel non lo canta solo per sé, cioè questo è fondamentale da capire. Io non canto i canti a Dio solo per me, li canto anche per chi mi ascolta. Quindi questo è fondamentale, diciamo, espandere il gospel in Italia è fondamentale. Sicuramente fare canto, scuola di canto può naturalmente solo aiutare, può essere qualcosa di buono, ma sicuramente, diciamo, i social sono ormai uno Certo. strumento nelle nostre mani, usiamolo al meglio. E Stefania, con chi vorresti fare un featuring? Ma diciamo a 360 su qualsiasi ambiente musicale. Cosa devo fare? Un Non ho featuring, una capito. collaborazione con qualcuno. Con chi la vorresti fare a 360 su qualsiasi genere? Una collaborazione. Guarda, mi piace tantissimo la leader di questo gruppo in Brasile, che si chiama Giangi do Trono. Già abbiamo collaborato, ho collaborato con lei in passato quando abitavo in Brasile, ma lei è, diciamo, una delle persone che nel mondo gospel che mi piace tantissimo, ammiro tantissimo. Si chiama Anna Paola. Ah, ok. Anna Paola, se ci stai ascoltando. Lei era una delle mie insegnanti anche, lei insegnava, a parte che era diciamo, la leader di questo gruppo gospel, lei era anche una delle mie insegnanti, devo dire che ho imparato molto, Tantissimo. molto, molto. Sì. Ok, Ad esempio. allora Stefania, siamo arrivati alle ultime due, diciamo, domande. Una è una curiosità mia. Cosa ne pensi della musica rap di adesso? La musica, diciamo, che non rap, che non è non cristiana, Esatto, ecco. sì, esatto, no, quella non cristiana. Allora, io credo che la musica rap è una musica dove loro, dove chi la fa, si esprime, no? È un canale di comunicazione.
ma qualsiasi tipo di canale di comunicazione deve essere usato, secondo me, con rispetto, che rispetto per quello che penso io è la prima cosa. 100%, sono d'accordo 100% alla comunicazione, ma non sono d'accordo al 100% di dire quello, insomma, che si vuole. Così. E poi intanto le parole si buttano e poi si pensa all'effetto che potrebbero fare. Però il rap, insomma, c'è anche il rap cristiano, Lo so, il lo rap so. gospel. Un saluto a Spacciaverità. No, vabbè, ma va bene così. sì, molti. Guarda, anche non rap cristiano, ci sono dei rapper molto in gamba, tipo quelli che ascolto io. Ascolto un professore di filosofia che rappa. Ascolto Claver Gold che ha fatto l'inferno di Dante. Cioè, ci sono vari rapper e non quelli che passano in radio. Ci tengo sempre a dirla sta cosa. Che mi dicono sempre: ah, ascolti quella musica, allora ti fai. Ma io no, no, io. Ma io... Però è interessante da capire. È interessante. Non sono tutti che potrebbero fare rap. Esatto, io quando. Davvero. Io quando dico di ascoltare rap, mi chiedono che rap ascolti. Io ti dico sempre Infernum di Claver Gold e Murubutu, che sono due che hanno fatto un disco sull'inferno di Dante. E dici, un po' di cultura finalmente. Non droghe, non donne usate come oggetto, e via dicendo. Insomma, dico, beh, ma rap, ok, la propria, cioè il pensiero così libero, però che okay, fino a un certo punto, però perché. Esatto. Allora, Stefania, ultima domanda, che è quella più difficile, che tutti mi dicono, mo cosa faccio, cosa dico? Qual è il motto di Stefania? Ecco. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia, io ne ho tantissimi. Io ne ho tantissimi. Però, cioè, non ce n'è uno in specifico, però c'è una frase che io ho messo anche sul mio Instagram, sulla mia pagina Instagram, che mi segue sin dai tempi che ho studiato lì nella scuola in Brasile, ed è: Dio è l'artista, è la tela, è il mio cuore. Io Semplice. no, 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 perché io lo dovrò appuntare e lo metto poi su una mia bacheca virtuale dove tutte le persone che ho intervistato hanno fatto, diciamo, questo mio muro virtuale. Io poi a fine anno leggo tutte le citazioni, diciamo. Lo so, sono in gamba, lo so. Adela è il mio cuore. Allora, Stefania, io ti ringrazio davvero. Abbiamo fatto quasi un'ora di chiacchierata insieme. Come ti sei trovata? Benissimo, come se ci conoscessimo da una vita. Sono Non è così, infatti. No, oddio. sentita. Grazie. Sono contento. Allora, ragazzi, lunedì uscirà poi su YouTube per chi se l'è persa in diretta. E io ringrazio Stefania. Stefania, fai il tuo salutone, che so che tu fai le capriole per salutarci di solito. Ah, no. No, no. Che caprello, posso fare un pezzettino della musica in portoghese che ho scritto? E certo che sì, ovvio. Non quero mai sficar longe de ti, es meu amigo e meu refúgio. Aqui estou, Signore, per ci incontrare, in tua presenza quiero abitare. Sei veramente brava e devo ammettere che anche se siamo su un programma virtuale, la qualità si è sentita della voce, bisogna ammetterlo. Perché di Grazie. solito con questi strumenti non si apprezza pieno, però si è apprezzato tantissimo. Ok, posso andare a dormire felice. Sì, meno male, ok, sono contento anch'io. Ciao Stefania, sai uscire, vero, da qua? Sì. Sì, io di dove? Di qua o di qua? Allora, tu spegni il telefono.
Stefania, ciao ciao. Ciao 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 ciao.